Buongiorno a tutti i lettori di Commodities Trading, lunedì 27 marzo 2017, nuovo video dove andremo ad esaminare quanto accaduto al cacao. Nel video pubblicato nella giornata di sabato avevamo parlato di quello che è un po' il contesto generale in cui versa il prodotto e avevamo specificato che molto probabilmente gli investitori stavano attendendo anche la divulgazione del Cot Report per andare ad esaminare i movimenti dei gestori sulle posizioni in essere del prodotto. I dati sono arrivati, abbiamo chi ha già dato uno sguardo ai grafici sa che almeno in questo momento, quindi sono le ore 15:30 circa di lunedì, il prodotto si muove in rialzo e si muove in rialzo proprio a seguito della divulgazione delle Cot Report. Cot Report che andiamo a vederlo. Ecco, questo che stiamo evidenziando, quindi questo, abbiamo una contrazione della net short position di quasi 6.000, di oltre 6.000 contratti. Infatti vediamo che le posizioni short sono diminuite di 9.694 contratti, anche le long sono diminuite, però in proporzione molto minore di 3.257 contratti. Questo è un po' il fattore che ha dato il là al movimento rialzista che andiamo a vedere in questo momento. Vediamo che il prodotto quota a 2178 dollari per tonnellata, siamo più 2,11% in questo momento. Il contratto che stiamo prendendo in esame è maggio 2017. Andando ad espandere il grafico per vedere come siamo posizionati, vediamo che le quotazioni si stanno nuovamente avvicinando. Abbiamo recuperato parte della perdita dell'ottava passata, quindi venerdì, quando abbiamo avuto il calo del 2%, in questo momento è stato recuperato, e vediamo che comunque siamo ancora sotto quella media mobile a 100 giorni che sta ostacolando tutti gli effetti eventuali ulteriori allunghi rialzisti. Quindi sicuramente primo obiettivo da monitorare è la media 200 giorni, che coincide quasi con la fascia di resistenza maggiore. Infatti, andando a vedere il grafico, partendo diciamo da questo punto, vediamo che abbiamo una fascia di resistenza che oscilla tra le 2220 dollari per tonnellata e i 2250 dollari. Quello è sicuramente un buon punto di arrivo. Quindi sostanzialmente abbiamo detto perdita di chiusura di ottava recuperata e tuttavia non abbiamo queste grandi variazioni a carattere grafico, e tutto sommato anche a livello fondamentale sappiamo che notizie in arrivo dalla Costa d'Avorio non ce ne sono. Dico Costa d'Avorio perché chiaramente è il mercato che più è osservato nel mirino degli operatori, e abbiamo invece questo Cot Report che effettivamente è positivo, però diciamo che anche gli operatori in questo caso stanno aspettando una notizia che possa consentire una liquidazione consistente della net short position, cosa che gioverebbe non poco alle quotazioni. Infatti vediamo che ormai da 5 sessioni siamo sostanzialmente in quello che possiamo definire un movimento laterale. Sviluppi futuri per quanto concerne il prodotto, e sicuramente in termini grafici abbiamo parlato del punto di resistenza. Al contrario, abbiamo primo supporto intorno a questi 2120 e dollari per tonnellata, e più in basso chiaramente qua dove abbiamo avuto l'ultimo swing rialzista in area 2000 dollari per tonnellata, 2000 dollari per tonnellata che sappiamo essere anche un supporto, una soglia psicologica. Per quanto concerne invece i fondamentali, chiaramente per monitorare eventuali sviluppi futuri sicuramente dobbiamo osservare attentamente le notizie che ci arrivano dai raccolti. Sappiamo che il mid crop ha qualche possibilità di essere meno florido di quanto si riteneva in prima battuta, per cui attenzione anche a questi dati. Come sempre, grazie per la vostra attenzione, buon trading a tutti, si chiude qui questo video e vi rimando ai nostri articoli sul portale. Arrivederci!